So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, no. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi video spacchettamento, perché ho fatto un ordine da Make Up Revolution e quindi mi è arrivato proprio oggi il pacchettino e quindi sono qui ad aprirlo insieme a voi. Non ho preso tantissime cose, ho speso 31,97 euro e infatti ho preso una palette di illuminanti, un nuovo correttore, il rossetto e una palette di ombretti. Dunque ho tenuto appunto anche i prezzi e ho preso le palette in questione, sono queste, quelle nuove che si chiamano Sofix, e mi sembra, se non sbaglio, la Make Up Revolution l'ha realizzata in collaborazione con una youtuber e mi sono piaciute subito come le ho viste sul sito, quindi non ho resistito, le ho viste anche sul video di una ragazza che segue. Le avevo viste anche nel canale di Silent Spice e me ne ero innamorata e quindi ho voluto prenderla anch'io. Va bene, i colori in pratica sono questi, la scatolina pure è troppo carina, il pack della palette è in plastica rigida e ha la scritta specchiata, troppo bella, e all'interno ci sono appunto 24 ombretti. Poi vabbè, c'è la plastichina con i nomi degli ombretti che io adesso appoggio sullo specchio, uno specchio grandicello, bello grande, sì. E questi sono i colori, quindi sono 24 e 14 sono matte e gli altri sono shimmer, comunque con effetto metallizzato, ma la trovo davvero bellissima e con questi ha tantissimi colori matte, perché ne ha molti di più matte, e quindi penso che sia perfetta per andare a correggere, appunto a fare la correzione dell'occhio. Non l'ho ancora provata sinceramente la scrivenza, magari ne proviamo qualcuno insieme. Questo è uno. Ah, che bel punto luce che ha. Provo questo viola. Wow. Beh, non sembra male per niente. Questo è il punto luce, vero belli. Quindi questa è la palette e sicuramente ci realizzeremo tantissimi make up tutorial. Domani la metto subito alla prova e la provo subito, appunto. E questa, la palette, veniva, vi dico subito il prezzo, 12 euro. Veniva 12 euro la palette, viene 12 euro sul sito, io ho preso il sito spagnolo Make Up Revolution Italia, che comunque è spagnolo. Quindi questa è la scatolina della palette. Poi adesso vi faccio vedere gli illuminanti, cioè, troppo bella veramente. Quindi qui troviamo 8 colorazioni per quanto riguarda polveri illuminanti. Anche questa, la scatola è plastica rigida con la trasparenza sul davanti, appunto, che ci consente di vedere i colori all'interno. E questi sono gli illuminanti, sono davvero bellissimi, me ne faccio vedere qualcuno. Davvero belli, si possono sfumare tra di loro e quindi possiamo andare a realizzare davvero un effetto di luce pazzesco con questi colori. Intanto vi faccio vedere questi quattro. Sono bellissimi, veramente stupendi. E questi qua sono leggermente più chiari, semmai poi vi metto la foto anche che l'ho fatto. Per chi mi segue su Instagram, ho pubblicato oggi la foto con gli swatch anche sopra al braccio. Questi qua, che come vedete sono molto più delicati rispetto agli altri, sono infatti leggermente più chiari, però è davvero bellissima, è
un tocco di luce puro, cioè io oggi quando avevo fatto la foto con gli swatch l'ho pulito e avevo ancora un po' di luce sul braccio che è davvero bellissima, poi la trovo davvero pratica anche perché essendo così in plastica rigida è comoda per quando andiamo in vacanza, per quando andiamo in viaggio da portare con noi, bellissima veramente, quindi non potevo farmela scappare. Questa veniva 9,99 euro. Poi pulisco la mano, ho preso un rossettino bellissimo, cioè io trovo che il pack di questo rossetto è davvero squisito, laminato con rose gold, lo trovo di un'eleganza pazzesca e poi alla trasparenza nella parte posteriore appunto del rossetto che ci consente di vedere appunto la colorazione e qui ha il login dell'azienda e ce l'ha scritto anche qua sopra. È bellissimo anche qui, c'ha la scritta Makeup Revolution e questo è il colore, è quello che indosso oggi, è bellissimo, è davvero, questo ha l'effetto matte, però come vedete non è completamente matte, anzi è anche molto confortevole, idratante sulle labbra, ce l'avevo un po' secche prima di uscire quando mi sono preparata e le ha idratate, quindi è anche molto confortevole, mi piace tantissimo il colore, mi è piaciuto subito come l'ho visto e quindi ho voluto prenderlo per provarlo e sicuramente ne prenderò qualcun altro perché mi piace moltissimo sia il pack sia la formulazione del rossetto, come dicevo è davvero molto molto confortevole. Eccolo qua, questo stava il rossetto, sono della linea Renaissance e questo è il colore Takeover e stava a 4,99 euro. E poi per ultima cosina ho voluto prendere il correttore, questo che è tanto chiacchierato nel web e questo appunto è il Concealer e Define nella colorazione C2. E è questo colore qua e sembra abbastanza chiaro per andare appunto ad illuminare. Questo non l'ho provato, lo sto aprendo adesso qui con voi perché vorrei vedere, pure un bello scovolino, bello pienotto. Domani lo provo e semmai poi lo vedremo all'opera anche in qualche, mi preparo con voi o qualche tutorial. Comunque il correttore veniva 4,99 euro, infatti ho speso il totale, ve l'ho detto 31,97 euro perché sul loro sito quando arrivate a un totale di 30 euro non si pagano le spese di spedizione. Poi trovo carinissimo anche il pack di questo correttore che ha sempre il tappino rose gold e la scritta qua laminata sempre rose gold, che appunto ho scritto Revolution, Makeup Revolution London e il nome del correttore. Davvero molto bello e carino anche il pack, quindi mi ha subito colpito questa linea. Io come al solito li proverò, magari faremo anche qualche tutorial insieme, qualche cosa primaverile, vediamo un attimo. Però intanto volevo mostrarveli appunto il video dello spacchettamento perché mi è arrivato oggi. E niente, come al solito io spero di cuore che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se mi ricordo sotto nell'info box vi metto i link dei prodotti che ho acquistato, ma tanto se andate sul sito della Makeup Revolution su novità lo trovate tra le varie cose. Ho visto anche gli ovetti, anche quelli mi piacciono. E niente, come al solito spero che vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un like, condividete il mio video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, sotto c'è il tastino iscriviti vicino al mio nome e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Io intanto vi mando un bacione grande, grazie per le visualizzazioni, grazie alle nuove iscritte e al prossimo video, ciao! Bottles, popping bottles.